Sono emozioni di buono. Insomma, è in arrivo la famiglia Martini. Da domenica prossima alle 20.50 su Rai 1. Grazie, grazie. Bravo. Siete fantastici. Sono il loro insegnante, le conosco. Non è da loro raccontare frottole. Lei crede che Marmon sia capace di violentare le sue figlie, allora? L'accusa pesante. Abbiamo mentito. Voi avete mentito? Papà non ci ha fatto nulla. È stata tutta una nostra invenzione. La ritrattazione inaspettata. Colpevole o innocente? In prima visione su Rai 1, un intrigo di bugie pericolose. Mercoledì 20.50. Ci vediamo subito dopo il film con Donne al bivio, dossier, vi aspetto. Andiamo, dai! Entra nel Mulino Bianco. Geremia. Geremia. Ho messo le mie parole sulla tua bocca. Tu parlerai per me, Geremia. Signore, non caricarmi con questo fardello! Solo. Davanti a Dio e agli uomini. E Dio vuole che tu ti renda ridicolo davanti a questa corte. Dio vuole che accettiate la supremazia di Babilonia, altrimenti Gerusalemme verrà distrutta. Geremia il profeta, un semplice uomo, la voce di Dio. Anche io ti amo, ma Dio mi ha insegnato che non possiamo sempre avere ciò che desideriamo. La Bibbia, prossimamente in prima visione su Rai 1. Ma insomma, è proprio vero che hanno vinto tutti in questo primo turno delle piccole elezioni amministrative d'autunno? Subito dopo il film lo chiederemo a due ospiti che ci sono collegati con noi, Franco Marini, segretario dei Popolari, e Pier Ferdinando Casini, segretario del CGD, e poi passeremo all'altro tema forte della serata, i cinquantenni, ma sono proprio da rottamare? E poi, esiste una ricetta finalmente per trovare un po' di lavoro alle tante persone che non ce l'hanno? Per la prima volta si confronteranno in televisione il nuovo ministro del lavoro Antonio Bassolino, buonasera ministro, presidente di Confindustria Giorgio Fossa, il segretario della CISL Sergio D'Antoni. Subito dopo il film, Porta a Porta. Porta a porta, prima domanda, chi ha vinto il primo turno di queste piccole elezioni amministrative d'autunno? A sentire i telegiornali stasera sembrano che abbiano vinto più o meno tutti, ma è proprio così? Onorevole Franco Marini, segretario del Partito Popolare, onorevole Pier Ferdinando Casini, segretario del CGD. Marini, allora, hanno vinto tutti? Guardi, non vincono mai tutti, c'è sempre chi vince e chi perde. Si votava per eleggere il presidente di quattro province. Tre presidenti sono stati eletti e sono del centro-sinistra. Il quarto abbiamo il ballottaggio centro-sinistra e polo. Che è Roma. Che è Roma. E mi pare, non sono sicuro perché i dati non sono definitivi, che stia avanti la onorevole Napolitano del centro-sinistra. Si votava anche per si votava anche per i comuni. Sentiamo su lì questo... sono stati eletti due sindaci, uno della nostra alleanza e l'altro del polo. E siamo in ballottaggio assieme, polo e centrosinistra, negli altri capoluoghi di provincia. Quindi mi pare ci sia poco da dire chi ha vinto. Poi facciamo gli approfondimenti, questo sì. Ha ragione Marini, onorevole Casini?
Ma il dato amministrativo è un dato amministrativo, riguarda città, comuni, province amministrate da uomini e da donne. Evidentemente il dato nazionale non può essere applicato tanto facilmente al fatto amministrativo. Se ci si aggiunge che quasi un italiano su due non è andato a votare, il dato è molto preoccupante. Io dico che dovrebbe essere preoccupante per tutti i politici, ma dato che sono una persona che si assume le proprie responsabilità, dico che in particolare è preoccupante per l'opposizione, perché noi dell'opposizione dobbiamo porci il problema di identificare la nostra battaglia politica ideale con la tanta protesta che c'è, protesta che purtroppo oggi in molti casi si manifesta con la diserzione del voto. Questo è un problema vero, è un problema dell'opposizione, ma credo che se si è un po' avveduti è un problema anche di chi governa. Bene, torneremo tra poco, onorevole Marini, adesso abbiamo il telegiornale di mezzasera e poi riprenderemo il discorso. Intanto voglio presentarvi gli altri autorevoli ospiti questa sera. Buonasera Ministro Bassolino, buonasera Presidente di Confindustria Giorgio Fossa e Sergio Antoni, segretario della CISL. È la prima volta che voi vi incontrerete in televisione. Senta, lei quanti anni ha? 52 tra qualche mese. A casa da rottamare? No, e perché? No, perché c'era stata una proposta, poi ne parliamo. Né io né tanti altri. Ma c'è stato un momento di preoccupazione per chi ha superato questa fatidica età. Breve telegiornale di mezzasera, tra poco Porta a Porta. Cara Italia, di Enzo Biagi. Itinerari veneti con deviazioni in Friuli. Sono i paesi delle acque, ma sono anche quelli che sembrano più fortemente legati alla terra. Perché, cara Italia? Perché, giusto o sbagliato, questo è il nostro paese, che ha grandi qualità e anche grandi difetti, ma che non cambieremo mai. Cara Italia, giovedì 3 dicembre, ore 22.50, Rai 1. Io non solo coloro i miei capelli, li rivitalizzo con nuova L'Oreal Excellence Creme, la colorazione in crema che non cola e che protegge, ma nuova Excellence alla ceramide proteine in più rivitalizza i capelli per un colore più ricco e capelli corposi. E come copri i capelli bianchi? Nuova L'Oreal Excellence Creme L'Oreal, perché io valgo. Overland 3. Continua l'emozionante spedizione attraverso i continenti. Dopo aver percorso tutto il deserto arabico e visitato gli Emirati, la spedizione Overland raggiunge la misteriosa città di Petra. Overland 3. L'avventura continua martedì alle 23.10 e mercoledì alle 23.15. Viaggia su Rai 1. Ministro del Lavoro Antonio Bassolino, Sindaco di Napoli, al Presidente di Confindustria Giorgio Fossa e al Segretario della CISL Sergio D'Antoni. E buonasera a Franco Marini e Pier Ferdinando Casini, segretari del Partito Popolare e del CCG, che sono collegati con noi per commentare a caldo i risultati di questo primo turno elettorale. Onorevole Marini, su 7 importanti comuni i sindaci uscenti erano uno della Lega, uno del Polo e 5 dell'Ulivo. Si aspetta sostanzialmente una conferma o no?
Sì, mi pare, guardando i risultati che abbiamo, gli eletti al primo turno sono due, uno dell'Ulivo e uno del Polo, ma se guardo i risultati mi pare che una sostanziale conferma sia assolutamente prevedibile. Se guardo al buon risultato,